Un floater per domarli, un floater per trovarli, un floater per ghermirli e nel buio incatenarli. Il floater, quel tiretto apparentemente senza arte né parte, usato e perfezionato dai piccoli come Tony Parker per prendere il tempo ai lungagnoni ed evitare di essere stoppati. Il floater sarà, anzi, è già la signature move di questo incredibile giocatore, il protagonista di questo video, Immanuel Quickley. Immanuel Quickley ha conquistato tutti, compagni, avversari, tifosi e New York City tutta. Rookie da Kentucky, 21 anni, scelto alla 25 dai New York Knicks. Ennesimo prodotto sfornato da quel genio della panchina a nome John Calipari. Negli ultimi anni, da Kentucky, sono usciti giocatori del calibro di Anthony Davis, Rajon Rondo, Devin Booker, Bam Adebayo, De'Aaron Fox, Tyler Herro, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, John Wall, Karl-Anthony Towns, DeMarcus Cousins e non ultimo Julius Randle, compagno di squadra del protagonista di questo video nei nuovissimi Knicks targati Tom Thibodeau. Paul George, al termine della partita di ieri sera, non ci ha girato intorno. Immanuel Quickley looked fearless. Il nostro uomo sembra senza paura. Dopo i 31 contro Portland e i 25 contro i Cleveland Cavaliers, ieri Quick, il nostro protagonista, ne ha messi 25 anche contro i Clippers, mantenendo i Knicks a contatto per gran parte della partita. E ciò che sorprende è la sua incredibile leadership, nonostante la giovane età. Proviamo ad essere una delle migliori difese della Lega ed a guadagnare un posto ai playoff. Queste le sue parole un paio di giorni fa, dopo l'ottima prestazione contro i Cavs. I Knicks, dopo anni di delusioni, si trovano finalmente tra le mani una vera gemma preziosa, pronta da subito e con la testa ben fissa sulle spalle. E soprattutto nel posto che da molti anni è vacante in quel di New York, la point guard. Ma non è solo questione di leadership o di giocare senza paura. Il suo impatto da un punto di vista tecnico ha stupito tutti. È già stato in grado di creare una sua signature move, come detto prima, e dopo sole 17 partite tra i pro. Un floater in corsa molto simile a quello di Tony Parker, ma con qualche variante. Rispetto al francese ex Spurs, Quickley ha una doppia versione, su un piede prendendo il tempo al marcatore o su due piedi, centrale, partendo spesso dalla lunetta e quindi molto più distante di quello che faceva Parker. In questa carrellata possiamo ammirare entrambe le versioni, un tiretto immarcabile che ha bisogno di una sensibilità notevole per andare a segno. Lascia andare il pallone in fase ascensionale e per i difensori è praticamente impossibile prendergli il tempo per stopparlo. In più, raramente utilizza il tabellone. Si tratta di un tiro di una difficoltà enorme e non escludo che possa diventare il suo marchio di fabbrica per l'intera carriera. Il suo idolo? Lou Williams, ed effettivamente il suo gioco lo ricorda molto. Nella partita di ieri contro i Clippers, a palla ferma, è andato proprio vicino a Lou e glielo ha detto chiaramente: tu sei il mio giocatore preferito. Sperando ovviamente che non copi le abitudini extra basket del mago Williams, Quickley ha poi messo in mostra tutto il suo repertorio. Se riesce a guadagnare la posizione dopo il pick and roll, riesce sempre a tenere dietro il difensore e a concludere o con il suo floater o con un assist. Si vede spessissimo come cerchi il corpo del difensore dopo il pick and roll. Si tratta di un'abitudine che fa praticamente sempre. Il suo tiro da tre è affidabile, seppur esteticamente non bellissimo. La palla parte da molto in basso e non sempre realizza con percentuali di alto livello, ma su questo ci si può lavorare. E soprattutto, nonostante la meccanica, non smette di tirare, anche se la palla non entra. Senza paura, usando le parole di Paul George. Se pensiamo all'attuale roster dei Knicks, Quickley potrebbe essere la pedina mancante per puntare finalmente ad un posto in post-season. Con lui,
Randall, Barrett e Mitchell Robinson, il giovane core a disposizione di Thibodeau diventa assai interessante e potenzialmente molto futuribile. La scelta di portare Taj Gibson, alfiere di Tibbs, non può che far bene nella costruzione di una mentalità difensiva, di una mentalità operaia, un po' come quella dei Knicks anni 90, targati Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley, Derek Harper ed il compianto Anthony Mason, allenati ovviamente da Pat Riley. A New York si è sempre detto servisse una stella, per me invece serve cuore. I Knicks degli anni 90 si sono fatti amare per la caparbietà, per la cattiveria. Gli stessi Knicks del 99 arrivarono alle Finals sì, grazie a Sprewell, ad Allen Houston, ma soprattutto grazie ad un'amalgama, ad una voglia di sorprendere da numero 8 che fu leggendaria. Ecco, i Knicks di oggi dovrebbero attingere a piene mani da quella filosofia e credo che un coach come Tom Thibodeau sia proprio l'ideale che una point guard come Quickly possa diventare quel tassello finale per rilanciarli. E riprendendo l'inizio alla Signore degli Anelli, chissà se i Knicks hanno trovato il loro Frodo Baggins. Alla fine, però, evitiamo di gettare l'anello nel Montefatto, che costicchia. Un saluto, il Franz.